in quella gelida mattina di febbraio, composi una muta con due cani di testa, Dino e Sultano. Quello che mi interessava valutare era soprattutto il confronto morfofunzionale dei due cani di testa nella seguita. Due soggetti che presentano costituzioni tra loro molto differenti. Altra cosa da verificare era se i due cani dal ruolo omologo potessero entrare in una competizione che danneggiasse l'azione complessiva della seguita. C'è infatti chi sostiene che il cane di testa debba essere uno ed uno solo. La biomeccanica è la disciplina che studia l'applicazione della meccanica alla biologia e ci consente una completa valutazione zootecnica del cane. Essa, ad esempio, ci insegna che la piena efficienza di una razza si ottiene rispettando le misure della taglia e del peso contenute nello standard. Ma pur muovendosi all'interno di questo, la diversa combinazione dei range stabiliti dà vita ad una serie di morfotipi più o meno adatti al lavoro di una razza da seguita come il Segugio italiano. Da questo punto di vista, i due individui in esame, a parte il medesimo peso di circa 18 kg ed un corpo iscritto nel quadrato, presentano strutture diverse e tra loro quasi agli antipodi. Dino, dell'età di 6 anni, è soggetto brevilineo, quasi tozzo, con torace ampio e profondo, cranio brachicefalo, struttura massiccia e potente ed una muscolatura compatta e molto sviluppata. Sultano, dell'età di 2 anni, al contrario è soggetto longilineo, quasi levriroide, leggero e slanciato, con torace ben disceso, cranio allungato, con struttura muscolare lunga e mediamente sviluppata. Architetture lontane dal tipo strutturale intermedio come Morgan, predisposto ad azioni dinamiche prolungate, quindi non velocissimo ma dotato di massima resistenza sia al trotto che al galoppo. In sostanza due segugi italiani con strutture corporee estreme rispetto allo standard e con un impianto motorio e conseguente approccio funzionale al galoppo molto diversi tra loro, ma pur tuttavia entrambi in grado di compiere seguite velocissime. Com'è possibile ciò? Vediamo il perché. Dino presenta una costituzione medio pesante. Lo sviluppo corporeo è di tipo mesomorfo, tendente al dolicomorfo, con indice corporale, che è dato dalla lunghezza del tronco moltiplicato 100 diviso il perimetro toracico, pari a 89. Gli arti sono piuttosto corti, con la misura dell'avambraccio di soli 21 cm.
Questo dimensionamento gli consente una rapida successione dei salti con falcate piuttosto brevi, ma in grado, compendiato dalla imponente massa muscolare, di esprimere una forte potenza nel galoppo, con rapide accelerazioni ed una media resistenza. L'ampio sviluppo corporeo ed il baricentro basso, l'altezza al garrese misura soli 52 cm, comportano una grande stabilità nella corsa ed una buona inerzia, che gli consentono forte velocità soprattutto nei tratti in discesa. Sultano presenta al contrario una costituzione leggera. Lo sviluppo corporeo è di tipo dolicomorfo, con indice corporeo pari a 97. Gli arti sono piuttosto lunghi, con una misura dell'avambraccio di 25 cm. Questo tipo, con arti lunghi e baricentro alto, l'altezza al garrese misura 58 cm, comporta un movimento più lento ed ampio, ma con una falcata lunga ed elegante, tipica delle strutture con grandi leve. La schiena lunga e leggera consente un agevole inarcamento, utilissimo per lo sviluppo di un galoppo sulle lunghe distanze. L'impianto è quello in grado di esprimere la massima velocità, soprattutto nei lunghi tratti rettilinei, ma con bassa agilità agli scarti laterali ed una media resistenza al fondo. Dopo un accostamento di circa 300 metri, condotto in discesa su un vecchio pascolo esposto a nord, la muta si portava in una valletta che costeggiava il fosso. Qui, sopra la brina mattutina, i cani disegnarono diversi grovigli compiuti da una o due lepri, con diversi andirivieni condotti all'interno e all'esterno della fascia boscata. Solo dopo mezz'ora di tentativi, la muta individuò la passata di un centinaio di metri che costeggiava il fossato e da qui il punto di accesso alla rimessa che, come prevedibile, era situata sul calanco di fronte, ben esposto a sud. Ha ha!
Dopo aver attraversato l'acqua, la lepre aveva avuto accesso ad una ripa boscosa molto umida e troppo buia per costituire una rimessa invernale. Infatti l'animale, dopo aver compiuto false rimesse, aveva attraversato in salita anche questa scarpata per rimettersi sulle ripidissime coste argillose sovrastanti, in una posizione ben illuminata dal sole, dove i cani, in un lavoro di squadra condotto indipendentemente tra loro, la scovarono a pelo. La seguita partì in salita ed una volta percorsa tutta la strada posta alla sommità della collina, ridiscese in fondo al calanco per risbucare dopo 10 minuti con la muta unita, tirata velocemente dai due cani di testa, con il collo ben proteso in avanti. Raggiunta la sommità, la seguita proseguì dietro la collina, posta a sud, per poi doppiare l'area di pascolo e risalire nuovamente in cima alla medesima. Da qui, trascorsi i primi 30 minuti di seguita, il gruppo continuò di traverso. Mentre nei tratti in salita era Sultano più leggero a condurre la muta, nei tratti in discesa questo veniva superato da Dino, che grazie alla sua maggiore massa e le corte leve poteva qui primeggiare per inerzia.
45esimo minuto di seguito la lepre si era fermata in un boschetto di ripa del fosso, dove venne riscovata dalla muta, giunta unita in quel posto. A partire in testa ancora una volta il sultano, che percorse alla massima velocità un tratto rettilineo del fosso di 400 metri. Dopo il tempo necessario per spostarmi in un nuovo punto di osservazione, riagganciai la seguita in cima al fosso a circa 700 metri da me, mentre scollinava a sud-est. Trascorsi circa 15 minuti, i cani risbucarono sulla cima della collina, proprio di fronte a me, obbligando la lepre a scendere a capofitto il calanco argilloso, dopo che Morgan aveva risolto un ultimo fallo. La funzione del cane di testa in seguita è quella di tirare la seguita, velocizzandola e abbreviando così il distacco che l'animale inseguito ha sugli inseguitori. Questa operazione rende più veloce e fluida l'azione complessiva della muta. Dall'analisi biomeccanica delle strutture dei due cani si evince che essi riescono entrambi a sviluppare forti velocità in fase di seguita ed esercitare appieno il loro ruolo in muta di cane di testa, anche se in maniera differente. Dino, lo scattista, ha una corsa sul condorso dritto che esprime potenza e agilità. Riesce a compiere forti accelerazioni utilissime soprattutto nelle ripartenze o nei cambi di direzione della lepre. Dino, infatti, nei punti di persa della traccia produce alla massima velocità ampie sventagliate in avanti a zig zag che consentono spesso un riaggancio rapidissimo della scia persa senza tempi morti. Sultano, il velocista, ha un galoppo con ampie flessioni del dorso che esprime velocità ed eleganza. Con ampie falcate riesce a produrre la massima velocità dopo alcuni secondi di galoppo. Sultano quindi primeggia soprattutto nei tratti piani e rettilinei, dove inesorabilmente va in testa la muta senza confronti. Quindi due cani di testa con metodi differenti e soprattutto con apporti alla muta diversi che concorrono positivamente al risultato finale, senza entrare tra loro in competizione negativa, come dimostra questa seguita veloce durata quasi 2 ore. Dopo aver percorso nuovamente il fondo boscoso del Calanco, la seguita al 90esimo minuto proseguì ancora dietro la collina per risbucare nel medesimo punto di prima. Da qui, una volta continuato di traverso per 400 metri in direzione nord, la lepre scollinò per l'ennesima volta. Trascorsero ancora diversi minuti prima che,
Dalla sommità a sud-est venne fuori, incalzante, una banda festosa che riportò a me ancora una volta quella lepre, dopo quasi 2 ore di seguito. In conclusione possiamo affermare che la struttura non è altro che la macchina che stiamo guidando, l'inclinazione fisica a quello specifico movimento, ma il risultato finale nel lavoro ed in particolare nella seguita è determinato dalla combinazione di questa con tutti gli altri fattori incidenti, carattere, capacità aerobica, capacità olfattiva, forma fisica, eccetera. Dunque la capacità di inseguire ad alte velocità non dipende certamente dalla sua struttura, che si giudica staticamente sui ring o addirittura prima di svolgere una prova di lavoro. Questa semmai ci esprime la semplice predisposizione alla corsa. Una completa valutazione zootecnica ai fini selettivi di una razza come il Segugio italiano dovrebbe avvenire solo a fine turno di una prova da lavoro, quando cioè si è concluso l'esame del movimento coerente alla funzione dinamica del cane da seguita.